Siamo nella centrale operativa comunale, come vedete. Rimane alta l'attenzione e il COC resta in allerta. Proprio nella sede del centro operativo comunale, la giunta fanese ha incontrato la stampa per gli aggiornamenti relativi al terremoto. Le scosse continuano a replicarsi e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia fa sapere che ieri sono state rilevate 130 scosse, compresi episodi di magnitudo inferiore a 2. Le più forti ieri alle 7.7 di magnitudo 5.5 e alle 7.8 di magnitudo 5.2. Anche oggi la terra è tornata a tremare più volte. È stata percepita distintamente in diversi comuni la scossa delle 13.35 di magnitudo 4 a largo della costa marchigiana. Eventi che ingenerano preoccupazioni nella popolazione. D'altra parte proseguono, in particolare nelle province di Pesaro Urbino, Ancona e Macerata, centinaia di sopralluoghi e controlli da parte di tecnici e dei vigili del fuoco per verificare lo stato di strutture pubbliche e private. In molti edifici sono state segnalate crepe e fessurazioni, ma quasi nella totalità dei casi si tratta di danni non strutturali. Stessa situazione nel comune di Fano. Assessore, avete avuto richieste di alloggiamento temporaneo nelle vostre strutture? Per fortuna no, eravamo pronti perché abbiamo un centro di prima accoglienza a Treponti e avevamo allestito anche una palestra a Cucurano, nella nuova palestra di Cucurano, quindi eravamo pronti ma non abbiamo avuto nessun tipo di richiesta. Sappiamo insomma che ci sono stati dei problemi, qualcuno ha avuto un po' paura ed è anche naturale e normale in questi casi. E alcuni hanno visto delle crepe nelle proprie abitazioni, quindi l'invito che faccio nel caso in cui ci siano delle crepe è di chiamare un tecnico di propria fiducia per fare verificare questa situazione. Nel caso che ci sia un'evidenza, nel caso che ci sia un pericolo, si possono chiamare anche i vigili del fuoco, così ci ha detto la regione, che saranno poi chiamate che verranno messe, come dire, visionate dai vigili del fuoco con l'aiuto della Protezione Civile Marche. Sappiamo che qualcuno si è organizzato comunque in via autonoma, ma non ci sono state richieste specifiche al Comune di Fano, che comunque è pronto e rimarrà attivo con il COC, con il numero di telefono del COC, per dare informazioni oppure ricevere segnalazioni di stati particolari oppure richieste specifiche, insomma, su questo tema. In totale a Fano sono stati eseguiti 111 controlli e altri 15 questa mattina erano ancora in corso. Hanno riguardato scuole, palestre, edifici sociali, pubblici e sportivi, ma anche cimiteri, monumenti e chiese. Rimane chiuso il primo piano del municipio per delle verifiche al tetto, mentre in due cimiteri potrebbero essere transennate delle piccole aree, a Sant'Andrea in Villis, dove sono caduti i pezzi di intonaco, e a Carignano, dove sono stati riscontrati dei problemi ad una cappellina. Criticità non gravi riscontrate anche nelle scuole. Sono proseguiti anche questa mattina i sopralluoghi nelle varie scuole della città, sono emerse delle criticità? Allora, ieri con l'ordinanza avevamo previsto 2 giorni di chiusura, abbiamo fatto bene perché appunto i sopralluoghi per le verifiche sullo stato di tutte le strutture scolastiche è proseguito anche questa mattina e questa scansione ha permesso di rilevare anche alcune piccole criticità in 5 strutture e quindi consentirci anche di attivare già da questa mattina interventi di ripristino per poter garantire appunto la riapertura in sicurezza di tutte le strutture scolastiche. Questi interventi in alcuni casi si sono già conclusi nella mattinata di oggi, altri stanno proseguendo in queste ore e nel pomeriggio, quando si saranno conclusi, perché su questi aspetti bisogna essere molto prudenti e rigorosi, daremo conferma a tutte le dirigenze scolastiche appunto in maniera tempestiva di quanto previsto dall'ordinanza sindacale emanata ieri, e cioè della riapertura domani mattina, venerdì 11 novembre, delle scuole della nostra città su tutto il territorio. Sono stati rilevati dei problemi importanti, statici? Allora, i tecnici hanno fotografato delle criticità di carattere non strutturale, quindi risolvibili con interventi appunto immediati nella giornata di oggi.